Se la Lecciso vuole diventare la migliore amica di Romina, non sono una sfasciafamiglie. Dopo decenni di liti mediatiche, la seconda moglie di Albano sogna la famiglia allargata, sono apertissima, non potrebbe che essere positivo per tutti. Voglio dire una cosa, non ho tolto l'uomo a nessuno. Era un uomo libero. Certo, ho avuto una debolezza e apostrofo. Così, a sorpresa, dopo decenni di liti mediatiche, Loredana Lecciso apre, clamorosamente e in modo del tutto inaspettato, alla sua grande rivale, Romina Power. Lo fa in un'intervista esclusiva rilasciata al settimanale Chi in Edicola da mercoledì 25 ottobre. Soprattutto lo fa in un momento in cui le polemiche si sono riaccese dopo che Albano e Romina sono tornati a cantare insieme e dopo che la Power ha dichiarato che l'ex marito è ancora innamorato di lei. Ma davvero la Lecciso è convinta di poter convivere in una grande famiglia allargata? Sì e Albano lo sa, spiega la showgirl a Chi. Lui conosce molto bene il mio pensiero. Ama l'idea di una bella e grande famiglia allargata, vissuta in maniera razionale e intelligente piace. Una sola cosa vorrei fosse chiara, perché Albano ha una fascia di pubblico fortemente nostalgico. Io vorrei dire che non ho tolto l'uomo a nessuno, lui aveva chiuso con il suo matrimonio e io l'ho scelto come compagno quando era un uomo libero. Quindi essere sempre additata come una sfasciafamiglie, questo sì mi dispiace. Per il resto io sono prontissima ad accogliere tutti nella nostra famiglia. Ma non è stato sempre così, ammette la Lecciso, ero gelosissima, era la mia debolezza. Quando dicevano Albano è geloso di Loredana erano fesserie. Ero io, invece. Ma ho fatto un percorso in questo senso e sono riuscita a dissociarmi da questo sentimento che non è propriamente bello.